La spirulina è a tutti gli effetti un superalimento grazie alle sue proprietà nutrizionali. È un microorganismo unicellulare che vive in laghi di acqua dolce in Messico e in Africa. In tutti gli altri paesi del mondo viene coltivata. La spirulina che coltiviamo qui a Orsago è una spirulina che utilizza delle serre ventilate e protette per impedire delle contaminazioni esterne. Si parte dal ceppo, lo si nutre per circa 3 settimane. Quando le spire sono abbastanza grandi da essere raccolte, la spirulina viene convogliata su dei vagli che hanno delle maglie micro molto sottili, vibrando trattengono la biomassa che viene raccolta in dei sacchi alimentari inserita in delle presse. Per circa mezz'ora viene disidratata fino a togliere circa l'80% dell'acqua ancora presente. A questo punto viene inserita in una trafilatrice e poi vengono stesi degli spaghetti sui telai e introdotti in un forno essiccati con una temperatura costante per 5 ore. La spirulina è presente in molte ricette anche di chef stellati. Nell'uso tradizionale in cucina, invece, va benissimo per gli impasti di farina per creare gnocchi, pasta, cracker. La spirulina è conosciuta per i molteplici benefici alla salute. Non ha una stagionalità di assunzione, ma può essere assunta tutto l'anno. Un'azione tonica e ricostituente gli ha riconosciuta grazie alla presenza di alcuni elementi, quali le proteine, tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, e contrasta il processo di invecchiamento del sistema immunitario. La spirulina è un ingrediente perfetto perché dopo il latte materno è l'alimento più completo in natura.